Oggi abbiamo potuto osservare piatti, tradizioni e culture appartenenti a vari paesi, realtà diverse dalla nostra che grazie all'apertura, al dialogo e alla condivisione hanno arricchito la società in cui noi tutti viviamo. Oggi siamo qui per condividere un nostro progetto che si svilupperà a breve su Rex Santo, ovvero la nuova rubrica intitolata Pensieri e Bocconi. Questo progetto nasce dalla nostra passione, l'alimentazione e la salute. Per diversi anni io e Andrea abbiamo sofferto di problemi alimentari, ma un giorno abbiamo deciso di svolgere ricerche sul cibo, leggere libri e articoli, soffermandoci sulla sostituzione di alcuni ingredienti per ottenere un'alimentazione più salutare, in modo che problemi come intolleranze e altre patologie alimentari non siano più un limite ma uno spunto per imparare sempre qualcosa di nuovo. Da qui l'idea di aprire questa rubrica in cui ci piacerebbe condividere con voi curiosità, esperienze e ricette per tutti, sia per chi come noi ha delle patologie che gli impediscono di mangiare alcuni cibi, sia invece per persone che non hanno problemi. Organizzeremo anche degli incontri che coinvolgeranno alcuni esperti in ambito di alimentazione e salute, in modo che possano condividere la loro esperienza e trasmetterci la loro conoscenza. Alcuni già supportano il nostro progetto, come l'artista Mariano Bellarosa che si occuperà delle vignette presenti sulla nostra rubrica e la dietista Francesca Albani che è già presente su Rex Santo con la rubrica L'esperto risponde. Adesso lascio la parola ad Andrea che spiegherà le nostre due torte. Buonasera a tutti. Io non sono bravo come Ilaria con le parole. Anche un po' mi emoziono, quindi mi scuso in anticipo. Allora, queste due torte sono praticamente senza glutine, senza lattosio, quindi latticini, latte, derivati del latte, e senza lieviti. Noi per farle abbiamo utilizzato praticamente ingredienti semplici, non composti e soprattutto non preparazioni industriali, dove è possibile trovare dentro zuccheri aggiunti, grassi e addirittura addensanti e altre cose, altre preparazioni chimiche. E niente, allora, come ben sapete, le torte senza glutine sono principalmente molto friabili, in quanto ci sono solo le uova che le tengono assieme. E in queste due possiamo notare in particolare che sono molto leggere, molto soffici. Una è la torta della ciambella ghiotta dello sportivo, che è una dedica che ho fatto a Ilaria per la sua laurea in scienze motorie. E niente, si chiama così principalmente perché è piena di antiossidanti. Quindi è una ciambella con dentro degli oli vegetali, con dentro dello zucchero e del miele. Poi c'è dentro anche del cioccolato e della frutta secca. Poi passiamo a quest'altra, che è una torta di mele, però non tradizionale, infatti si chiama cocco mela. Abbiamo utilizzato sempre farine senza glutine, abbiamo utilizzato sempre degli oli vegetali e sempre dimezzato l'utilizzo di zucchero tramite l'aggiunta di miele d'acacia. E niente, tra le farine c'è in particolare la farina di cocco, che ha lasciato quel retrogusto leggero di questo frutto, insomma. E niente, spero di vedervi presto nei nostri incontri e vi auguro una buona serata a tutti. Grazie di cuore. Avete detto tutto? Domande? Avete domande su questo, su queste due torte o su questo modo di cucinare, perché non è uguale per tutti, in pratica chi ha delle intolleranze certe cose non le può mangiare. Non so, fra di voi c'è qualcheduno che ha delle intolleranze o mangia di tutto?
lo so. Ho visto tutti gli ingredienti dei nostri piatti, quindi magari mi rivolgo ad altri, diciamo alle persone, agli italiani, vai, agli italiani. Avete delle domande su questo tipo? Un momento, arrivo. Già sono... chiedere se aiuta il colesterolo, ma penso da quello che ha detto, penso di sì. Allora, per il colesterolo l'importante sono i grassi di origine animale. Queste torte non ne contengono, hanno solo grassi vegetali, che sono in particolare olio di riso e olio di arachidi. Quindi già questo aiuta. In più, dato che abbiamo fatto delle torte senza glutine, non c'è bisogno di aumentare il contenuto di materia grassa per contenere la maglia glutinica. E quindi ne abbiamo messo poco. Sì, ci sono le uova. Esattamente, questa qui è l'unica cosa, però abbiamo diminuito il più possibile i grassi. Ma uova quante ce ne sono? Ce ne sono tre. Sono importanti tre uova per il colesterolo. È una torta per 16 persone. Sì, no, beh, questo si riesce una maggior pezza di ma io scusa, che volevo chiedere per questi incontri che fate, perché io ho problemi per mangiare, perché dopo ultimamente mi è venuto il panico per il colesterolo, e questo no, quell'altro no, quell'altro no. Cioè, volevo chiedere appunto se potevate dare un aiuto. Beh, questo allora loro faranno un blog, no? Quello che ho capito. Noi facciamo la rubrica che si terrà su Rexando, non so se conosci il sito. No. Però comunque è un sito che è www.rexando.it, dove c'è la rubrica che si chiama appunto Pensieri e Bocconi, dove noi scriviamo appunto i risultati delle ricerche che facciamo, le ricette, sia per chi ha problemi che per non ne ha. E questi incontri, allora noi adesso stiamo contattando degli esperti e appena ci danno disponibilità dei locali e la loro disponibilità, metteremo fuori gli annunci. Grazie. Allora Nadia, ti consiglio dare alla signora l'email di Rexando, così vi mettete in contatto e lei vi può contattare.